Ciao, benvenuto a questo video. Oggi volevo farvi vedere come fare a installare Debian utilizzando VirtualBox. Quindi installeremo un software che ci consente di ospitare il sistema operativo guest e andremo a installare come esempio Debian. E VirtualBox è interessante perché ci consente di avere un sistema operativo completo all'interno di un'altra macchina con un altro sistema operativo installato. In questo caso usiamo Windows. Esiste anche il Windows Assistant per Linux, ma siccome lo scopo di questa doppia serie di video, quindi questi due video, è quello poi di portarvi a scrivere un modulo del kernel, preferisco lavorare dentro VirtualBox. Allora, prima di tutto VirtualBox come si installa? Molto velocemente, perché io l'ho già installato, quindi VirtualBox. Allora, andiamo sul sito di VirtualBox e possiamo scaricare nella parte download, scarichiamo la versione aggiornata di VirtualBox e da qui poi la solita installazione avanti, niente di particolare. E a questo punto possiamo andare, allora, qua, sul sito di Debian, debian.org, e andiamo a scaricare l'immagine che ci servirà per poi fare la nostra installazione. Allora, vi consiglio di utilizzare immagini ISO per CD USB qua o installazione via rete. Andiamo a vedere l'installazione della parte di CD DVD. Noi non servono i CD DVD, andiamo a vedere un attimo. Possiamo scaricare le immagini, le versioni, ma a noi quello che interessa di più è l'installazione via rete. Eccola qua. Ci arriviamo da questa parte, c'è il link anche diretto. Ci serve un CD minimale. Un CD minimale è un'immagine piccola. Questi sono i CD net install e questi sono i CD dipendenti dall'architettura. Quindi in base alla nostra architettura possiamo andare a selezionare il nostro CD di installazione. Allora, questi sono i rilasci stabili dell'installazione. Queste però per il rilascio testing, che è quello che noi interessa di più, bisogna andare nella pagina dell'installatore Debian, quindi andiamo qua. Ah, se non ti sei ancora iscritto al canale, fallo subito. Campanellina, bottone iscriviti, mi raccomando. Pagina dell'installatore, qua trovate le immagini per l'installazione via rete. Vedete qua c'è immagini net install per installazione via rete. Noi scaricheremo MD64 perché siamo a 64 bit e basta cliccare e scarica un'immagine che sarà un file.iso. Fatto questo, ne andiamo all'interno di VirtualBox che abbiamo installato e possiamo iniziare a lavorare l'installazione. Quindi facciamo aggiungi perché vogliamo aggiungere un'altra macchina virtuale. Andiamo a vedere, selezionare un file, no scusatemi, ho sbagliato, nuova, che aggiungi. Scegliamo nuova, io ci cerco Debian, cambio il file un attimo la locazione del file del VirtualBox, lo metto in Debian perché ho due dischi, puoi lasciare ancora il default se hai soltanto un disco, ovviamente senza problemi. Vedete che inserendo Debian lui mi mette in automatico il tipo Linux e la versione 64 bit. Faccio avanti, mi dice quanta memoria ricavare, io ho 24 GB di RAM installati, quindi possiamo mettere anche 2 GB. Successivo, crea un disco virtuale, crea. Qua il default vanno benissimo, non addentriamoci nei dettagli. Allocato dinamicamente vuol dire che non viene allocato tutto un file grande come lo spazio che ci serve, ma man mano verrà aggiunto spazio, verrà aggiunta la zona che deve essere allocata. Va benissimo. 8 giga vanno benissimo per quello che serve a noi. 8 giga si dovrebbero bastare, direi di sì. Ok, a questo punto la nostra macchina virtuale è configurata. Possiamo andare nelle impostazioni. Vediamo che c'è la possibilità di impostare gli appunti condivisi, se ci farà il disco, non interessano ovviamente queste cose, nel sistema se abilitare, nel processore quante CPU dare alla macchina virtuale, ne diamo solo una, potremmo dargliene due ad esempio, abilitare PANX, quindi istruzioni particolari se servono, e poi come viene effettuata l'accelerazione. Questa cosa non ci interessa per adesso, anche qua sono tutta una serie di parametri, quello che non interessa però è l'archiviazione. Vogliamo andare ad aggiungere un CD. Il nostro CD è vuoto, quindi clicchiamo, scegliamo
scegli un file disco. Scegli un file disco, dobbiamo andare a caricare, vedete qua nel nostro, mi si è aperta una cartella di download, c'è l'immagine che ho scaricato prima dal sito Debian. Faccio apri, ok, e faccio ok. A questo punto avvia. Quindi sto avviando la mia macchina virtuale. È come se accendessi un nuovo computer. Vediamo. Allora adesso con un po' di pazienza. Lui si avvia. Vedete che ha sbagliato finestra, lo sposto. Ok, mi chiede di selezionare dove avviare, scelgo il CD e adesso parte. Ok. Vede qua l'anteprima del sistema. Qua posso scegliere, catturare, se andare a prendere un'installazione normale o un'installazione grafica. Possiamo scegliere la grafica, non cambia più di tanto. Adesso viene avviato il sistema. Posso togliere questi avvisi. Mi chiede in che lingua voglio andare a installare il mio sistema. Metto italiano, Italian. Faccio continua. La traduzione per la mia installazione è incompleta. Continuare con la lingua selezionata. Sì, sì. Yeah. Italia. Configuro la tastiera italiana. Se avete altri layout della tastiera andate a selezionare. Ok, sta riconoscendo l'hardware. Adesso sta installando i componenti di base. Vedete, questi sono i componenti base che vengono scaricati. Questo probabilmente vengono scaricati, ma vengono letti dall'immagine di install che stiamo utilizzando. Ad esempio il Partman è lo strumento per gestire le partizioni del disco. In realtà non abbiamo un disco vero, non sto lavorando su un disco vero. Stiamo lavorando sul disco virtuale, che è un file per noi su Windows. Quindi la cosa interessante è che se prendo un disco virtuale e lo sposto su un'altra macchina, devo solo trascinare e copiare un file. Qua sto cercando di configurare, ha configurato la rete, quindi posso utilizzare la rete nella mia macchina virtuale. Faccio continuo, non mi interessa. Ok, scelgo una password di root. La devo riconfermare, ok, faccio continua, devo inserire il nome del nuovo utente, il nome dell'account è uguale a quello dell'utente, posso cambiarlo ovviamente, ok, ho scelto la password per il mio utente e faccio continua. Mi dice se voglio configurare l'orologio, lo fa in automatico, in realtà usando la rete. Adesso partizionamento, avremo un po' di opzioni qua. Ok, gli diciamo di usare l'intero disco, ci va benissimo così per quelle che sono le nostre esigenze. Esattamente, il disco da 8 giga, che è quello che abbiamo simulato prima, è un file in realtà sul disco, facciamo continua. Tutti i file una partizione va benissimo per adesso. Quindi andiamo avanti, mi propone cosa installerà, dice guarda che ti lascio 2 giga di swap e 6 giga di partizione e facciamo avanti. Mi chiede ancora conferma, esattamente, facciamo avanti. Adesso ho partizionato i dischi e sta installando il sistema di base. È molto semplice installare Linux, non è niente di complicato. Quello che dobbiamo fare adesso è avere un po' di pazienza e questo ci rivediamo quando ha terminato di caricare i pacchetti. Dopo un po' di pazienza siamo arrivati alla fine, ha installato e dice Scanext Installation Media, no, siamo a posto. Ok, mi dice configurare il gestore dei pacchetti, Italia, scegliamo il link che lui ci consiglia, va benissimo. Proxy, se navigate sulla rete dovete inserirlo qua, altrimenti niente. E adesso configura apt. Apt è il sistema di gestione dei pacchetti di Debian. E adesso vediamo un attimo che sta scaricando qua l'elenco dei pacchetti. E adesso poi vedremo
che ci proporrà un po' di software da installare. Questa scaricando dei pacchetti proprio. E la prima selezione la scarica sicuramente lui. Dopodiché qualcosa possiamo configurare. Anche qua sta installando, quindi adesso facciamo andare avanti, quando è finito ci rivediamo. Potrebbe capitarvi che vi vengono fatte delle strane domande, tipo queste che vediamo qua sopra, e ha trovato la differenza degli account di sistema e valori predefiniti attuali Debian. Cambiare la direttiva con l'utente IRC, sì, l'utente IRC non useremo neanche mai, per cui... E quindi, ancora pazienza. Allora, abbiamo installato, praticamente abbiamo terminato, la scelta fatta vi sento modificata, partiamo alla raccolta di pacchetti, per il nostro utilizzo non è interessante. Qua adesso esegue task cell. Questo task cell è in realtà un utility, eccola qua, che ci dice cosa vuoi installare. Beh, noi non useremo l'ambiente desktop, quindi gnome non ci serve in realtà. Se proprio volessimo avere un ambiente desktop, potremmo usare XFCE o Cinnamon. Però in realtà gnome non installerei neanche. E neanche il desktop, sì. Ci serve un server SSH eventualmente, vediamo un po' se può servirci. No, in realtà. Teniamo il minimo sindacale, così abbiamo un'installazione più veloce possibile. Ovvio. Non solo 100 pacchetti. Installare Gnome serve stimolati di più. Però nel caso installate anche Gnome e siete a posto. Adesso vediamo che farlo proseguire. Adesso poi ci rivediamo quando ha finito di scaricare e installare. Ok, adesso abbiamo finito di scaricare i pacchetti e di installarli, possiamo installare Grub. Grub che cos'è? Grub è il bootloader, è quello che ci consentirà di scegliere che sistema operativo avviare. Lo installiamo nel boot record, va benissimo. Tenete conto che se avete una macchina vera in realtà e avete già un sistema operativo installato, dovete stare attenti perché la sovrascrittura del boot record, se c'è già un altro bootloader installato, come quello di Windows ad esempio, potreste trovarvi in difficoltà. È chiaro che Grub poi riconosce gli altri sistemi e vi consente comunque di avviarli, però bisogna farlo con un po' di attenzione. Continua. Installare su un disco fisso, il nostro buon disco. Continua. Adesso viene installato Grub con update Grub, va a vedere se ci sono altre partizioni con tutto il resto, qua completa l'installazione, siamo praticamente al termine, siamo riusciti a completare la nostra installazione, adesso vediamo poi cosa succede. Ok, ha finito, installazione completata, posso riavviare, faccio continua. Smonta il sistema, fare boot adesso. Ok, perfetto. Se avessi avuto installati altri sistemi operativi li vedrei qua nell'elenco. E adesso vediamo. Vedi qua si sta installando, vedete. Non so se ci si ingrandisce un po', no? Qua dobbiamo installare un componente di... Ok, siamo arrivati al nostro coso, facciamo il mio nome utente, la mia password. Ok, abbiamo fatto accesso al sistema. Oh, qua si vede veramente poco. Aspettate. Possiamo fare l'immagine del CD delle guest additions.
Ok, queste guest addition sono quelle che servono per migliorare, diciamo, il nostro sistema. Okay. Quindi divento amministratore, col comando SU divento amministratore. Aspettate che vedo di configurare il focus sulla finestra. Ecco, ho configurato la nostra finestra in modo tale da poter vedere. Allora, ho usato il comando SU, sono diventato amministratore. Sì, se fossi dentro la finestra, magari. Ok, sono amministratore. Da cosa lo riconosco? Lo riconosco dal fatto che c'è quel cancelletto in fondo alla riga prompt. Adesso devo andare a vedere le mie guest additions che saranno in cd slash media. Vedete che c'è CD-ROM. Le guest additions sono un pacchetto che sta in questo nel CD-ROM. CD-ROM con CD cambio la directory. LS dovrei trovarmi. Come no? Mount slash media. Media slash CD-ROM. Ok, l'ha montato. Con mount sto dicendo al sistema di montare il CD-ROM, cioè di prendere il file system del CD-ROM e includerlo nel file system della macchina, dove nel percorso che gli dico slash media slash CD-ROM. Non c'è C, non c'è D qua, tanto per capirci. Entro su CD-ROM, vedete che adesso ci sono i pacchetti. E devo utilizzare allora vm.slash. Vediamo se. Allora, possiamo vedere i privilegi con ls-lh. Faccio una lista dei file in una cartella. Qua per vbox linuxadditions.run ho il diritto di esecuzione. Vedete che c'è trattino r trattino x. X è quello che ci interessa. Quindi posso fare punto slash. Vediamo se lo accetta così. Vbox. Come no? Ah, forse vuole l'SH. Ok. Vbox Linux Editions perché. Vediamo. Sì, esatto. C'è un SH prima perché altrimenti è read only la periferica, quindi fa casino. Qua sono root, devo per forza farlo da root. Sta installando i moduli nel kernel. Ok, dice non ci sono gli header qua. E questo è un problema. È un problema che si riscontra sempre quando si inizia a lavorare a livello di kernel. Quindi, siccome dobbiamo installare questi driver e poi vorremmo andare a sviluppare un modulo del kernel, andiamo a installare gli header del kernel. Come faccio a installare gli header corretti del kernel? Allora, innanzitutto do apt-get il comando apt-get update perché voglio aggiornare le sorgenti software, quindi l'elenco di possibili pacchetti utilizzabili. Lui l'ha già fatto, è veloce. Poi gli dico uso un comando che è uname linux. Ok, questo mi dice su che sistema sono. Se do linux-r vedete che mi dà la versione. Questo è importante perché i pacchetti che io vado a cercare sono quelli che hanno la stessa numero di versione. E posso fare così, posso dire apt cache search. Questo serve per fare le ricerche all'interno della cache locale dei pacchetti, all'elenco dei pacchetti che abbiamo aggiornato prima. Io so che i pacchetti con gli header del kernel si chiamano linux-headers. Adesso avrei bisogno di metterci trattino quel valore lì. Posso fare così, dire con le tonde uname-r. L'esecuzione di quel comando, l'output va messo lì. Vede che c'è il nome del pacchetto. Linux headers e quella roba lì. Quindi adesso posso fare apt-get install e direttamente questo pacchetto, visto che c'è. Okay. Adesso vedete che si installa, tra l'altro vedete che fa un po' di cose, cioè mi installa anche
il GCC10, cioè quindi il compilatore per poter compilare. Adesso li facciamo scaricare. Intanto quindi avrò installato non soltanto gli header del kernel, ma anche il compilatore per poter compilare i moduli del kernel e in generale per programmare in C. Vediamo adesso se ce la fa. Adesso che abbiamo installato gli header del kernel e i relativi ambienti di sviluppo, diciamo, per sviluppare dei nuovi moduli, possiamo configurare le guest editions di VirtualBox. Vediamo un po'. Sono un po' di operazioni da fare, ma è importante perché ottimizziamo il sistema. Qua sta estraendo i pacchetti che ha scaricato dalla rete e adesso poi li potrà andare a installare. Ci mette un po', sono parecchi pacchetti in realtà. Lo stesso meccanismo lo utilizzeremo poi noi per andare a sviluppare il nostro modulo. Vediamo appena finisce. Finalmente ha finito, l'abbiamo fatta. E quindi possiamo rilanciare il nostro comando. Quindi facciamo, vediamo nell'S. Il comando era sh, questo. Usate i tastini su e giù per scorrere la storia dei comandi dati precedentemente. Quindi facciamo partire pure il nostro guest additions e adesso vedremo che dovrebbe andare a compilarle contro il kernel corrente. Creerà dei moduli, quello che impareremo a fare noi. Ok. CC make Perl packages from your distribution. Ah, c'era solo GCC, mancava il make. Non c'è make. Make, ah non c'è make, ok, apt-get install make, va bene, installiamo make che gli serve e poi Perl, ma Perl sicuramente c'è, immagino. Vediamo adesso. Molto probabilmente mancava soltanto make. Infatti adesso sta lavorando, sta compilando. Ci mette un attimo, comunque poi adesso appena finisce andiamo avanti. Allora, è terminata l'operazione di compilazione. Adesso dice i nuovi moduli non saranno rimpiazzati fino a che il sistema non sarà riavviato. Facciamo un reboot, possiamo farlo da amministratore, chiamiamo il comando reboot, reboot, shutdown, sì. Shutdown. Com'è? Vediamo. Allora, possiamo uscire. Sì, c'è sbin reboot, eccolo qua. Questo non me lo fa fare ovviamente, quindi era giusto usare l'account amministratore, però dovevo dare il percorso completo. Tenete conto che certi comandi sono un po' protetti, perché ad esempio un reboot dato su un sistema attivo può essere molto pericoloso. Questo, andiamo avanti, facciamo invio. Lui adesso dovrebbe attivare
i suoi bellissimi, eccoli qua. Ok, allora adesso abbiamo fatto il nostro attivato i nostri guest additions, quindi la nostra macchina è utilizzabile, possiamo utilizzarla, possiamo installarci un server, possiamo installarci quello che vogliamo. Anzi, se hai delle idee di cose che ti piacerebbe vedere installate, scrivilo pure qua sotto nei commenti. Quello che vedremo adesso in realtà è la creazione di un modulo del kernel. Proviamo a creiamoci una cartella e poi dentro andiamo a sviluppare vedendo di mettere insieme il modulo che ci servirà. Quindi facciamo kdir per creare una cartella e diciamo kernel module example, entriamo nella cartella cd kernel module example. Adesso siamo in un file vuoto, ovviamente. Lo chiamiamo test.c, vediamo se il UI come editore di testi c'è. Ok, allora qua dobbiamo includiamo linux / init.h. Questo header conterrà le informazioni, delle istruzioni, delle funzioni per gestire il caricamento e lo scaricamento del modulo, assieme a questa include linux / module per gestire il modulo.h, e poi abbiamo include linux / kernel.h. Ok, questi sono i trader fondamentali. Con questi trader possiamo iniziare a scrivere. Come è fatto un modulo? Non sappiamo. Allora, abbiamo bisogno di una funzione di init che verrà eseguita al caricamento e una funzione di exit che verrà eseguita allo scaricamento del modulo. È importante capire che un modulo del kernel non ha un main, ma inizierà la sua esecuzione quando verrà inizializzato, quindi quando inserisco il modulo nel kernel. Allora, posso definire un po' di macro tipo module license, dico che GPL è il mio modulo. Queste sono delle macro definite negli header sopra, module author Andrea Collini. Ok, poi metto module, posso definire la description, modulo di test, ok, e poi module version. Ok, adesso devo definire la funzione di int, questa deve essere una funzione statica, ritornare un intero, poi devo avere un modificatore particolare, questo init, con doppio underscore, e poi facciamo init test o test init. E void non ha argomenti. Adesso mettiamo le graffe e poi all'interno abbiamo una funzione, la chiamata una funzione che è la print del kernel, che si chiama print k. La print k sarà seguita da una macro che mi dice che tipo di livello di messaggio è, kernel info, messaggio di info spazio, ciao a tutti nel modulo di test. E poi ritorna a zero. Tutto è andato a posto, quindi ritorna a zero. Poi avrò una funzione di uscita, static, questa non ritorna niente, exit come modificatore, poi test exit. A voi. Okay. Esatto. Qua dentro avremo adesso una print k, segnaleremo, scriveremo semplicemente che non c'è la printf qua, non c'è proprio, kern info, info c'è un kern sopra da sistemare, solo ciao on, mettiamo un backslash n in fondo qua,
Quindi giriamo, perfetto, e poi niente, non c'è nient'altro da scrivere. Quindi qua devo sistemare questo kernel info x, ok. Questo è il nostro modulo, questo modulo del kernel che si carica, quando si carica stampa via, diciamo, a tutti dal modulo di test, e quando si scarica scrive ciao mondo e tanti saluti. Ovviamente non stiamo dicendo al kernel qual è la funzione da eseguire quando si carica e quando si scarica. Init ed exit definiscono solo le caratteristiche della funzione, non servono per dire nulla al kernel. E ci serviranno due chiamate a funzione, una che è module init e test init. Quindi gli passo il nome della funzione che voglio eseguire, module exit, test exit. Ok. Abbiamo finito il nostro modulo. Così siamo pronti sostanzialmente per poterlo compilare, perché il nostro modulo va compilato per poi poterlo eseguire e caricare nel kernel. Il nostro obiettivo sarà quello di caricarlo nel kernel e vedere poi con il comando di message, che è il comando che serve per andare a inserire il modulo del kernel, a vedere i messaggi del kernel, vedremo i nostri due messaggi di caricamento e scaricamento. Allora, proviamo. Usciamo da qua. Allora, qui. Non so, facciamo. Ex due punti, WQ, per uscire dal Y. Clear, vado sopra. Ok. Adesso dovrò fare. Allora. Make sarà meno. Vabbè, dovremmo costruirci un makefile, dai, facciamolo prima. Makefile. Makefile avrà object trattino m più uguale a così era test, non mi ricordo già più il nome, cioè ls test.c, ok. Quindi sarà test a test.o, che è l'oggetto che viene creato dalla compilazione. Ok. Adesso se faccio make all, quindi vuol dire che sto facendo la compilazione del modulo, farò make-c grande slash lib slash modules slash, sto dicendo la cartella dei moduli questa. Gli faccio eseguire il comando della shell uname-r, quello che abbiamo visto prima. Questo ritornerà alla versione del kernel, slash build. Questa è la cartella dove fare la build dei moduli, diciamo, dove ci sono delle risorse per le build dei moduli. M grande uguale il percorso corrente, che è $pwd, è una variabile, contiene la cartella corrente e i modules. Perfetto, facciamo doppio Q, se faccio make, vede che sta entrando nella cartella USRSRC che io non ho nominato, però siccome ho fatto col meno c'è grande la cartella di Linux, di libmodules, eccola qua, vedete che ha fatto libmodules. E 590-2md64 build l'ha costruita lui quella cartella lì usando uname-r. Se guardiamo cosa è successo qua nella mia cartella, ci sono un po' di cose tra cui test.ko. Test.ko è il nostro modulo del kernel. Se faccio file test.ko mi dice che è un eseguibile con informazioni di debug, ok. E come faccio a inserirlo? Col comando, devo diventare amministratore prima, su. Ok. Uso il comando insmod. Col comando insmod io sto dicendo al kernel, guarda che voglio inserire, faccio una system call e dico guarda che voglio inserire questo modulo. Test.ko. Anche qua insmod non funziona, perché sarà su sbin, immagino. E
Esatto, non è successo niente, non diceva non è successo niente. Allora, proviamo con l'S-mod, sarà anche lui... Oh, c'è invece questo. Se devo vedere nell'S-mod, facciamo pipe. In questo modo l'output di ls-mod viene passato a un altro comando che ci serve per cercare. Grep test. Eccolo qua. È stato caricato il nostro modulo test e sta in quella lista. Questo è un modo, quando avete una lista lunga, per trovare un elemento. Così abbiamo recuperato ls-mod la lista di tutti i moduli installati. Abbiamo cercato il modulo che si chiama test, che corrisponde al nostro test.ko che abbiamo inserito. Ma è del mio ciao mondo che fine è fatto? Se vado a fare di message, sono i messaggi del kernel, andiamo a vedere se c'è il nostro... Allora, se lo troviamo... Dove è finito? Vediamo. Facciamo rmod, rmod test, sibsbin. Ok. Vedete che ci sono adesso, sono arrivati, non è sincrono, ci mette qualche secondo. Ok, vediamo che ci sono sia il mio messaggio ciao a tutti del modulo di test, che il ciao mondo allo scaricamento del modulo del kernel. E questo è interessante perché abbiamo creato in modo molto facile in realtà, partendo da un semplice falcino, abbiamo dovuto fare delle cose particolari, un falcino molto piccolo, ok? Abbiamo creato un minimo modulo del kernel minimale e funzionante. Notate che noi abbiamo scritto poco codice in realtà. Il grosso viene fatto dal kernel perché il kernel contiene tutta una serie di strumenti che ci facilitano nel percorso di creazione di questo tipo di moduli. Però la base per ogni modulo è sempre questa. Un po' di macro per descrivere il modulo, una funzione di init e una funzione di exit. Da qua potete andare alla fantasia, sviluppare un modulo che fa, ad esempio, non so, supporta la nuova periferica che avete, che vi piacerebbe, con cui vi piacerebbe comunicare. Sempre da tenere presente il fatto che qua siamo nel kernel, siamo a ring 0, quindi non c'è la libc, siamo sotto libc, quindi ci sono soltanto poche funzioni definite dal kernel e dobbiamo programmare con quello che abbiamo a disposizione. Vabbè, questo era un piccolo viaggio dall'installazione di Debian fino a un modulo del kernel, molto rapido, anzi se hai dei suggerimenti per i prossimi argomenti dimmi pure, scrivilo pure nei commenti e al prossimo video. Ciao!